Namaste! Ben ritrovati a tutti! Oggi andiamo a fare un bel video insieme alla nostra modella Emma. Ciao. Lo facciamo vedere tutte e due, così facciamo questa bella sequenza che abbiamo progettato anche per i vostri ragazzi, i bambini, insomma tutti quelli che vogliono partecipare, genitori, figli o anche amici, conoscenti, parenti, tutti. Così sappiamo che lo yoga è proprio per tutti e soprattutto dobbiamo un po' imparare anche a divertirci un pochino e a entrare anche in armonia col nostro corpo, col nostro respiro, con la nostra serenità interiore. E quindi iniziamo la nostra sequenza facendo dei bei respiri profondi e immaginando di avvolgere il nostro corpo all'interno di una bella sfera di luce. Portiamo le mani al cuore, facciamo una bella espirazione e inspirando portiamo le braccia in fuori, in alto, per tre volte. Espirando le riportiamo davanti e inspiro fuori, su. Espiro giù. Inspiro e su. Ok, ritorno e mi porto di fronte. Adesso ci andiamo a fare il nostro cane a faccia in giù. Quindi inspirando andiamo sempre con le braccia su, espirando con la schiena piatta, vieni e andiamo giù. E facciamo due passi lunghi indietro, uno e due, e dalla panca ci portiamo il cane a sedere in alto, come a fare un triangolo, il cagnolino che guarda in giù. E poi il cane inizia a guardare in su, gambe dritte, spalle giù, guardo su. E poi ritorno a guardare in giù. Oh, espiro. E inspiro, torno a guardare su. Ah, e poi ancora una volta, giù. E su. Ok, appoggia le ginocchia. Adesso facciamo il gatto. Il gatto che è felice e l'arrabbiato soffre. Fa tutta la gobba e ancora gatto felice e gatto arrabbiato, soffia e ancora. Ok, dal gatto facciamo una bella ranocchia, apriamo un po' le ginocchia, ci sediamo sui nostri talloni, sentiamo bene l'apertura dell'anca e proviamo ad andare un po' avanti aprendole anche un po' di più. Oh, che bella sensazione! Ah, abbassiamo le spalle, sorridiamo, facciamo la ranocchia che salta e va un po' avanti e indietro. Ovviamente qua dovete sentirvi comodi, quindi sentite le vostre anche felici. E questa è un'ottima posizione per allenarsi all'apertura. È chiaro che se c'è molta tensione si sta un pochino più su, si schiacciano gli avambracci a terra, si sta un po' più su, se no si sta più giù. Ok, e poi da lì passo davanti e mi vado a portare pancia in giù. A pancia in giù nella posizione della sfinge, con i gomiti sotto alle spalle, abbasso sempre le mie spalle, la testa piena e felice, tipo una sfinge d'Egitto, che è tutta felice e guarda davanti a sé. Apri un po' le mani, posizione del cobra, quindi sollevo un po' di più, posso avvicinare un po' le mani, visto che tu Emma sei bella sciolta, puoi anche stare più vicino. Se avete più difficoltà, state un po' più avanti, quindi la posizione deve essere comoda. Chi è proprio comodo si porta più su, sempre con il bacino a terra, se no più giù. E queste sono ottime posizioni, se siete già abbastanza flessibili nella schiena, per allenare l'apertura. Adesso ritorno giù e facciamo la canoa, che è la barchetta che fluttua. Sollevi le cosce e le mani, bravissima, fletti le gambe, ti prendi le caviglie e fai l'arco, che anche questa è una bella posizione di apertura. Facciamo tre bei respiri, sorridi e fluttuiamo un po'. Ok, adesso tieni sulle cosce, stendi le gambe, stendi le braccia in avanti. Ciao! E vado giù. Porto le mani sotto alle spalle, striscio col petto per terra, avvicino un po' le ginocchia, vai più avanti con le ginocchia, così ci avviciniamo. Nella posizione del bambino, mani giù, fronte a terra, bravissima. Respiro. E poi srotolo la schiena e salgo a sedere sui talloni. Nella posizione del fulmine, avvicino le ginocchia e vado su con le braccia. Immagina di prendere l'energia dal cielo, riempirti di energia. E bravissima, da lì ritorno. Ok, andiamo adesso a fare le posizioni capovolte. Quindi per andare indietro ci avviciniamo un pochino.
E andiamo proprio, se ce la facciamo, ovviamente ognuno qua si deve un po' ascoltare bene, però prova ad appoggiarti dietro con i gomiti, ok, se ce la fate ovviamente, ok, e da lì proviamo a ritornare su e a girare il sedere di lato e ci andiamo a sedere. Ok, da qua dobbiamo andare a sdraiarci sulla schiena, perché andiamo a fare la posizione della candela e poi l'aratro con le gambe dietro, quindi inspiro, espirando vado, arrotondo la schiena, bravissima, appoggio le mani, porto sulle gambe e vado in candela, quindi salgo, salgo con le gambe su, mi sostengo la schiena, e da lì andiamo con le gambe dietro alla testa, i piedi a terra o comunque ognuno dove arriva e porto su la gamba, tu la gamba sinistra, io la gamba destra, e poi la porto a terra, il piede per terra, brava, e poi l'altro nel mezzo ponte e da questa posizione srotolo la schiena e appoggio di nuovo la schiena a terra, e da lì salgo, su, espiro, proviamo a salire insieme, 1, 2, 3, grande, bravissima, ok, è stato bellissimo fare questa bella sequenza insieme, adesso ci salutiamo però continueremo a fare tanta pratica, ti è piaciuto Emma? Sì, molto. Grande, adesso ci salutiamo insieme con una parola bellissima che in sanscrito significa, che è l'antica lingua indiana, significa saluto la luce che è dentro di te, dentro al tuo cuore e si dice namaste insieme. Namaste.